C'era anche Marco Pannella ieri a Gorizia per l'inaugurazione di una mostra dedicata all'attività del Partito Radicale Italiano. In esposizione alcuni storici manifesti, un'occasione per ricordare le principali iniziative di una lunga attività politica. Il servizio di Paolo Roncoletta e Maurizio Mervar. 60 anni di battaglie politiche rivissuti attraverso i manifesti del Partito Radicale. La mostra, allestita all'Art Open Space di Gorizia in via Diaz, è stata inaugurata dal leader storico Marco Pannella, che ha ricordato i cavalli di battaglia del Partito Radicale: referendum, antiproibizionismo, non violenza, diritti umani e civili. Credo che sulle nostre proposte in questi 30-40 anni, devo dire, tutto il mondo sa che le abbiamo fatte e che si stanno affermando in tutto il mondo. Dopodiché è vero, siccome siamo un po' disinteressati agli averi a favore dell'essere, non abbiamo le sedi, non abbiamo gli eletti, eccetera, tutto qui. Ma questo è un segno di forza e di attualità. Battaglie sostenute a livello locale dai radicali goriziani ed è un modo per raccontare anche la politica esontina dagli anni 70 ad oggi. Se vengo a Gorizia, sono tornato, trovo una strada amica, la gente amica. Se vado invece a Agrigento, invece trovo un'altra strada molto amica, dove c'è gente, incontriamo amici che riconoscono e ci dicono: certo, voi avete fatto cose che altri non sono riusciti a fare.